questo disegno di legge. Consentitemi di ringraziare anche il collega Ciuffreda, perché mi risulta che sia l'unico dirigente scolastico che oggi sta scioperando, e lo ringrazio per questo. Grazie colleghi per la vostra generosità, perché io voglio ricordare a chi ci ascolta fuori da questa piazza che questo sciopero noi lo stiamo pagando, perché avremo una trattenuta sui nostri magri stipendi che sono fermi dal 2009. Bene, io voglio ricordare a chi ci ascolta che noi non ci tiriamo indietro, perché è in gioco in questo momento l'idea stessa di scuola pubblica statale, perché è di questo che stiamo discutendo. E la scuola pubblica dello Stato non è di qualcuno, soprattutto non è del governo di turno, ma la scuola statale è un bene comune, è un patrimonio della Repubblica. E noi siamo qui a difenderla per questo motivo, così come siamo qui a difendere l'esercizio del diritto all'istruzione di qualità per tutti. E questo diritto all'istruzione di qualità si può realizzare solo e soltanto grazie alla libertà di insegnamento che è garantita dalla Costituzione. Questo riconoscimento ha contribuito dal dopoguerra in poi a realizzare nel nostro paese il pluralismo e la democrazia, che sono sostanza, non sono parole vuote, Presidente Renzi. Negli ultimi 20 anni, colleghi, a partire dalla riforma Berlinguer per proseguire con la Moratti, col trio Gelmini, Tremonti, Brunetta, non li metto insieme a caso, e adesso con Renzi, si è tentato di privatizzare la scuola pubblica, nonostante non si stino del tempo scuola che ci hanno scippato. Noi chiediamo le compresenze, noi chiediamo il tempo prolungato, noi chiediamo attenzione per la dispersione scolastica, noi non vogliamo una scuola a pagamento, i nostri studenti devono poter fare quello che desidera la scuola senza pagare le tasse, perché la scuola è un diritto sancito dalla Costituzione. Noi vogliamo la libertà di insegnare ciò che amiamo, quali sono i valori di questa democrazia, di questa Italia, e nessuno ha il diritto di tapparci la bocca. Solo modo per svelare l'anima di chi governa una comunità: osservare come tratta i bambini e gli insegnanti. Nelson Mandela.